Armati di pistole, coltelli e bastoni, due bande di cinesi, uomini e donne, si affrontarono in pieno giorno nel parcheggio delle cascine di tavola, in mezzo ai frequentatori e sotto gli occhi atterriti di tanti bambini. Quattro le persone accoltellate, almeno cinque i colpi di pistola calibro 9 esplosi tra la folla. All'alba di oggi, a quasi un anno di distanza da quella violenta aggressione, era il 4 luglio, i carabinieri, sotto il coordinamento dei sostituti Lorenzo Gestri e Giampaolo Mocetti, si sono messi al lavoro per eseguire le 10 ordinanze di custodia cautelare scaturite dalla lunga indagine che ha individuato in un regolamento di conti per il controllo della prostituzione il movente di tanta violenza. Al momento sono 3 su 7, due uomini e una donna, le persone arrestate. A darne notizia nel giorno della sua tappa a Prato è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha ringraziato i carabinieri e ha ribadito nessuna tolleranza per i delinquenti con l'immancabile "la pacchia è finita". Un tempismo che negli ambienti investigativi non è stato granché gradito, percettibile il fastidio per l'anticipazione del blitz con la maggior parte degli indagati ancora a piede libero. Per tutti e 10, 7 uomini e 3 donne, 6 clandestini, l'accusa è rissa aggravata dall'uso di armi e lesioni. In carcere è finito il gestore del Luxury Hotel di Via Paronese, 49 anni, ritenuto un personaggio di spicco. Ordinanza di custodia cautelare notificata anche a una donna di 30 anni per la quale è stato disposto l'obbligo di dimora, mentre il terzo indagato, già finito nella rete, è un 48enne che nell'agguato rimase ferito e fu abbandonato sanguinante in via Fiorentina. A lui l'ordinanza è stata notificata in carcere perché successivamente all'aggressione fu arrestato per scontare la condanna definitiva per un altro assalto violento in un'affittacamere in via Nistri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso mesi e mesi di pedinamenti e intercettazioni, a scatenare la guerra tra bande fu il giro di prostituzione d'alto bordo.